Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilan News. Oggi parleremo di un cordoncino, la cui caratteristica principale è la brillantezza, la lucidità e la scorrevolezza unica. Parliamo della coda di topo, un cordoncino che vi permetterà di creare accessori, bigiotteria, ma perché no, anche le palline di Natale e varie decorazioni. Andiamo a scoprirlo insieme. Eccola qui la nostra coda di topo, un cordoncino tendenzialmente venduto al metro, ma che Tessilan propone in bombine da 200 grammi per una lunghezza di 100 metri. Grazie a questo formato, infatti, abbiamo visto sui nostri social che è possibile realizzare delle piccole pochette, ma anche dei portamonete di grande effetto. Trattandosi di un cordoncino per oggettistica e per bigiotteria, consigliamo, nel caso in cui dovesse necessitare di lavaggio, di lavarlo soltanto in una bacinella d'acqua con poco sapone neutro, così da evitare che qualche eventuale perdita di colore possa macchiare gli altri capi. Come vedete, è un cordoncino davvero brillante. Andiamo a vedere tutte le colorazioni disponibili. Le prime che vediamo sono le sfumature del rosa. Partiamo dal rosa, il cipria, pink, rosa fluo, fucsia e cipolla. Passiamo ora delle sfumature di colore più autunnali. Partiamo dal bronzo, il beige, moro, crema, avorio e rame. Passiamo ora alle tonalità del giallo. Partiamo dall'arancio fluo, il bianco, oro, arancio, limone e giallo. Per le tonalità del verde invece partiamo dallo smeraldo, acqua, verde, verdone, verde fluo e bosco. Per il blu abbiamo il colore bluette, turchese e blu, mentre per il viola il lilla, il glicine e il viola. Passiamo ora al celeste, alluminio e azzurro. Qui abbiamo invece il grigio, silver e nero. E per concludere il ciliegia, il rosso e il bordeaux. Come abbiamo visto, le colorazioni di questo cordoncino sono davvero tantissime, quindi vi resta soltanto che davvero sbizzarrire la vostra fantasia. Tra le varie lavorazioni a cui si presta questo cordoncino, vi ricordiamo la tecnica del kumiro, che deriva dal Giappone e significa letteralmente fili raccolti. Questa tecnica consiste nell'intrecciare tra di loro diverse colorazioni del filato. Per realizzare questa tecnica sarà sufficiente utilizzare il telaio stella che trovate nel nostro catalogo. Per maggiori informazioni su come utilizzarlo vi lascio il video di Andrea della rubrica Come fare, dove troverete tutte le semplicissime istruzioni per utilizzare questo strumento. Un cordoncino davvero versatile, semplice ma soprattutto divertente da utilizzare. Una delle mode che sta spopolando al momento è quella dell'applicazione di scritte su maglioncini o cardigan effettuate proprio con questo filato, che rimane molto brillante. Altro utilizzo è invece quello per le bomboniere, ad esempio, oppure per la realizzazione e decorazione di pacchi regalo, bomboniere, ma anche per le palline di Natale. Il risultato sarà davvero chic, ma soprattutto luminoso. Bene, arrivati a questo punto non mi rimane che salutarvi, ricordarvi di attivare la campanella, iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci su tutti i nostri social, la pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tessilan News!